Innovazione tecnologica e varietà, le prospettive di mercato, tendenze agronomiche. Il mondo della mela si è incontrato a Interpoma, che ha portato a Bolzano 20.000 visitatori da oltre 70 paesi. Un'edizione caratterizzata dalla grande presenza internazionale. Fra i momenti più importanti, il congresso Mela nel Mondo, che ha riunito 25 esperti. Molte le tematiche affrontate, in primo piano l'importanza degli sviluppi tecnologici. La cosa più importante è come riusciamo a produrre domani a costo accettabile, a costo ridotto. E quello vuol dire, è solo possibile se siamo capaci di incrementare la meccanizzazione. Si può arrivare solo attraverso un sistema di allevamento adatto a questo. Cosa succede negli Stati Uniti, nell'emisfero sud, e anche noi, le nostre stazioni sperimentali Leinburg e San Michele, ci lavorano tanto dietro. Un relatore, Dorigoni, ci ha parlato di questi nuovi impianti, Guyot for instance, che sono tipi di allevamento molto ristrette, dove in un domani è possibile una potatura automatica, meccanico, un diradamento meccanico, e si pensa persino, ci sono già prototipi di macchine automatiche per il raccolto. Però la predisposizione di tutto questo è il tipo di allevamento della pianta. Catturare l'attenzione soprattutto le nuove varietà che hanno fatto il loro debutto alla fiera. Paesi come la Nuova Zelanda, ma anche la stessa Italia negli ultimi anni, investono sempre di più anche in nuovi ibridi, nuove varietà, che vanno un po' a incontrare le nuove esigenze dei mercati, che sono molti, che sono oltre 50 per l'Alto Adige. Quindi parliamo di varietà super dolci, super croccanti, super succose, però anche di varietà resistenti alla ticchiolatura, quindi che permettono una produzione melicoltura più sostenibile, varietà piccole, snack adatte ai bambini, alle nuove generazioni. Stiamo cercando di proporre anche mele a polpa rossa, quindi ci sono molti progetti in atto e prove su queste nuove tipologie veramente innovative. Infine c'è anche un cambiamento climatico che richiede anche un adattamento delle nuove varietà a queste nuove situazioni. In alcuni casi probabilmente dovremmo fermare la melicoltura, in altri casi con la genetica, con l'innovazione varietale, riusciamo a sopperire a questo cambiamento climatico. Bisogna ovviamente cercare di adeguarsi a questa situazione nel modo più sostenibile possibile, indubbiamente, quindi migliorare l'efficienza d'uso dei prodotti che vengono applicati in agricoltura, l'acqua ad esempio, nuovi prodotti chimici, e anche utilizzare dei mezzi fisici per la difesa delle colture o per ridurre per esempio la necessità di mezzi di produzione come può essere l'acqua. L'affermarsi del biologico, che cosa ha cambiato? In frutticoltura si può sicuramente nei frutteti adulti, nel melo adulto, fare a meno di diserbanti, e i mezzi fisici per il controllo delle malerbe sono sicuramente sufficienti, cioè si può ben convivere con la presenza di essenze erbacee lungo nell'interfila sicuramente, e anche in certi periodi dell'anno lungo la fila. Il problema è più sugli impianti giovani, dove ancora i mezzi fisici stentano a funzionare come può funzionare i prodotti chimici. L'utilizzo della chimica dunque si può ridurre anche in un'ottica di sostenibilità ambientale, ma non si può farne totalmente a meno. Le due problematiche principali sono sicuramente la ticchiolatura e l'oidio. Direi in tutto l'areale melicolo, diciamo, italiano. Noi riteniamo che sull'oidio il bupirimate sia ancora una molecola estremamente interessante, soprattutto nei trattamenti precoci, mentre il captano rimane portante, diciamo, contro la ticchiolatura. Stiamo sviluppando una nuova miscela di captano più K-fosfito che ci permetterà di ridurre il numero degli interventi e di avere degli aspetti collaterali, diciamo, di attività estremamente interessanti. Purtroppo la comunità europea ha tolto clotianidine, imidacloprid e tiametoxam, che erano per eccellenza dei prodotti estremamente efficaci sugli afidi. Nel 2019 sicuramente avremo dei sostituti, uno in particolar modo su Foxaflor e il fludimefurone, quindi sicuramente non avremo delle problematiche aperte. Vogliamo però inoltre ricordare che nell'ambito
di prodotti che sono rimasti. Abbiamo il tofu balinate, che è estremamente interessante nei trattamenti prefiorali in miscela con tepechi, e poi il vecchio pirimicarb, che rimane una molecola soprattutto a rimorchio delle altre per il controllo dell'erosoma dal Nigero. E si è dibattuto molto anche di cambiamenti climatici fra stand e convegni, una problematica con la quale bisogna fare i conti. Ad aiutare il melicoltore ci sono i biostimolanti. La fioritura e la legagione è una delle fasi critiche che determina il successo o meno della coltura. Secondo noi è interessante, è necessario utilizzare biostimolanti in questa fase fenologica per favorire la fioritura e la legagione del fiore centrale. Il colore è uno di quei parametri che determina il valore del prodotto, del raccolto. Noi presentiamo un prodotto specifico che si applica in prossimità della raccolta, che favorisce la colorazione naturale della pianta, migliorando quelli che sono gli standard qualitativi. Come ricerca e sviluppo, come azienda, come gruppo, stiamo lavorando innanzitutto prodotti che vadano in un'ottica di sostenibilità ambientale e allo stesso tempo prodotti biostimolanti che favoriscano il superamento degli stress ambientali, perché ormai il cambiamento climatico è qualcosa di tangibile, cioè siamo sottoposti a periodi prolungati o di caldo eccessivo o di abbassamenti termici eccessivi. Cura in campo per avere un prodotto di qualità ed estrema attenzione anche nel post raccolta. Molte le novità presentate a Interpoma, dove la sensoristica ha avuto un posto di rilievo. Quando una mela arriva in magazzino è importante anche poterla correttamente classificare. Noi nel passato abbiamo classificato per estetica, quindi calibro, colore, oggi difetti esterni. Oggi andiamo dentro e dentro veramente c'è un mondo nuovo da scoprire. È fattibile individuare problemi anche di difettosità di ammaccature sotto buccia. È possibile andare dentro, vedere un frutto dentro che è nero, che non è più buono. È fattibile la dolcezza, l'acidità, la sostanza secca. Cioè ci sono tanti tanti parametri che possono essere utilizzati con l'intento di garantire il consumatore finale ad ogni acquisto.